Sarà un'esperienza immersiva nella storia della città che per 3 giorni farà fare ai visitatori un tuffo nel passato. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio tornano i Malatesta a Fano, l'evento organizzato dal gruppo storico La Pandolfaccia, che per l'11ª edizione si presenta ricco di novità. Non mancheranno gli allestimenti a tema, gli spettacoli di giocoleria, musica, danza, sputafuoco, giullari e sbandieratori, ma anche il mercato storico, un villaggio medievale sia al Pincio con 40 armigeri, sia in via Arco d'Augusto e in parte di Corso Matteotti. Resta la sfida per contendersi l'ambito palio, che quest'anno vedrà gareggiare gli arcieri dei 4 castelli di origine malatestiana del nostro territorio, Fano, Mondolfo, San Costanzo e Castelvecchio. Il tutto parte venerdì con l'arrivo dalle terre riminesi di Pandolfo. Golfo Terzo Malatesta arriva in barca e arriverà nella nostra splendida darsena. Per l'occasione noi ci stiamo adoperando per creare un vero e proprio spettacolo per l'arrivo di Pandolfo e valorizzare questo arrivo. Il tutto continuerà il sabato con ormai il canonica rievocazione storica del matrimonio di Pandolfo Terzo e Paola Bianca da Fano, che seguirà anche questo ormai al secondo anno consecutivo il banchetto in piazza 20 settembre, banchetto che è aperto a tutti i cittadini che vogliono partecipare con un contributo di 50 euro, è compreso il noleggio del vestito e anche un menù studiato apposta per l'evento, infatti un menù storico compreso di un antipasto, una prima mensa, una seconda mensa e un dolce, il tutto appunto accompagnato da dei giullari e degli spettacoli che accompagneranno tutto il banchetto. Infine la domenica ritorna il palio, l'11esimo palio dei castelli, che quest'anno sarà una disfida fra gli arcieri. La domenica ci sarà lo spettacolo del Piccolo Nuovo Teatro, che è una compagnia teatrale che utilizza trampoli, vestiti e fuochi d'artificio di libera vendita, che metterà in scena uno spettacolo veramente suggestivo che è Zoe, il principio della vita. Tra le novità di quest'anno, ben sì, piazze spettacolo. Di cosa si tratta e quali saranno? Sì, infatti quest'anno abbiamo deciso di creare tante piccole aree spettacolo insieme a una filo di fusione che accompagna lo spettatore e il cittadino in tutta la città. Infatti ci saranno tante piccole aree, possiamo trovare davanti al Caffè Centrale, in Piazza Costanzi, in Piazza Donatore di Sangue, al Pincio, davanti alla Fontana, in Piazza 20 Settembre. Possiamo trovare artisti che a rotazione in tutta la sera per i 3 giorni faranno spettacoli e faranno attrazione per tutti i cittadini e i turisti di Fano. Quest'anno inoltre non ci sarà una taverna, bensì tante attività commerciali che prepareranno menù a tema, confermata invece la collaborazione con gli studenti dell'Istituto Nolfi Apolloni. Abbiamo più di 30 ragazzi insieme alle professoresse che hanno portato in campo il loro studio e la loro preparazione in modo tale da far conoscere e fare da ciceroni a quelli che sono i luoghi malatestiani più importanti di Fano, quindi il Pincio, Porta Maggiore, la Corte Malatestiana, e saranno loro appunto a spiegare e a raccontare quella che è la storia di questi grandi edifici per chi vorrà ascoltarla. Quindi vi aspettiamo numerosi il 5, 6, 7 luglio in piazza 20 settembre, dove ad aspettarvi ci sarà un'altra novità 2024, che è una tribuna da quasi 200 posti che vi farà gustare al meglio e seduti lo spettacolo dei Malatesta Fano 2024. Presente in conferenza stampa anche il sindaco Ser Filippi, che ha creduto nella manifestazione sin dal suo esordio alla Pineta di Ponte Metauro. Per il primo cittadino, eventi come questo devono avere una convenzione triennale con il comune. Tra l'altro i Malatesta Fano torneranno anche il prossimo autunno con una serie di iniziative culturali. La città di Fano è ricca di grandi eventi e in questo caso di due vocazioni molto importanti, che sono quelle che fanno riferimento alla Fano malatestiana e alla Fano romana, che tra l'altro sono una di seguito all'altra, e che fanno vivere appunto la città i fasti dell'epoca, e quindi c'è veramente un coinvolgimento, per il quale ringrazio la Pandolfaccia e tutta l'organizzazione, perché alla 11ª edizione stanno dimostrando ogni anno di crescere sempre di più, e da parte nostra ci deve essere appunto quella volontà di aiutare e di ancora di più far crescere queste manifestazioni, e quindi anche i consigli di quartiere potranno essere sicuramente un contributo importante.